La seconda settimana di scuola dal rientro dalle vacanze di Natale parte nella Marca con numeri esorbitanti di classi in quarantena o automonitoraggio e per chi resta in presenza una situazione di incertezza che i più vivono con una buona dose di fatalismo. Se devono fare la DAT, la devono fare, punto. Credo che le informazioni che verranno date saranno sufficienti e gli strumenti anche, spero. Prima di tutto la scuola in presenza. Se questo può non si può sostenere, allora è estrema razio anche la scuola a distanza, ma la scuola in presenza è da preferire assolutamente. Mettere anche i ragazzi in DAD mi sembra francamente eccessivo e spero di cuore, anche se dovessero riscontrare le positività, che non si vada a finire in questa maniera. Fin qui le famiglie, ma dall'altra parte quella della scuola. Il moltiplicarsi dei contagi tra i ragazzi e lo stesso personale rende ormai la situazione insostenibile, come spiega chiaramente Marco Moretti della FLC-CGL. Con l'introduzione del controllo dell'ultimo decreto legge, vale a dire per l'infanzia un contagio, per la primaria 2, per le superiori 1, 2, 3, capisce che la procedura da seguire è come dire: io ho bisogno di una persona che segua solamente questo. Significa accantonare anche tutto il resto dell'attività. Senza parlare di tutte le problematiche ben note legate ai docenti, da ultima la sostituzione di quelli che non si sono vaccinati. Un quadro che rappresenta la conferma per il sindacato che andava ascoltato l'appello dei presidi a riprendere a gennaio le lezioni a distanza per tutti, almeno per 2-3 settimane, dando il tempo alla curva dei contagi di iniziare a flettersi. Non è questione di essere per la DAD, ma se abbiamo detto che la DAD non è la risoluzione dei mali, ma non è nemmeno il diavolo, non era pensabile che effettivamente in questa fase ci fosse una di stand-by per fare in modo che si quietasse la situazione generale e ci fosse anche la possibilità della organizzazione didattica e scolastica in genere per dare delle lezioni che potevano essere il più omogeneo possibile. Chiaro che questo si scontrava con la necessità dei genitori di recarsi al lavoro, ma nelle attuali condizioni le famiglie, dice, vivono comunque un disagio. Alla fine si ritrovano lo stesso a vivere una quarantena,